Ragazza picchiata e violentata, il DNA incastra un giovane, i carabinieri sono risaliti all'autore dello stupro dopo una complessa indagine durata quasi un anno. Ricerche senza sosta, decine di persone sono ancora impegnate nei boschi di Pariana, ma di Olga Rappuoli, 83 anni, scomparsa da mercoledì non c'è traccia. Pasquinucci e Romanini annunciano le dimissioni, conferenza stampa shock del presidente della Fondazione Carnevale e del vice sindaco di Viareggio, ma il sindaco Betti le ha già respinte. Lo sport, il calcio, la Fiorentina vince, la Lucchese soddisfa, bella amichevole di prestigio ieri sera al Porto Elisa, i Viola di Montella vincono 2-0 con le reti di Vargas e Volski, ma dall'altra parte i rossoneri non sfigurano ed escono tra gli applausi. Il primo allenamento del Viareggio 2014, oggi la prima seduta dei bianconeri guidati da mister Tognarelli, domenica prossima primo impegno ufficiale in Coppa Toscana d'eccellenza contro il Real Forte Querceta. Il ciclismo, gran finale per il Challenge, allievi Luca Versiglia, domani la quinta e ultima tappa a Coreglia, Jakub Klidi favorito per il successo finale. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, primo piano la cronaca, la storia raccontata da una ragazza di 22 anni di Lucca lo scorso ottobre, secondo il racconto della giovane, appunto picchiata e violentata da un coetaneo conosciuto in un locale. I carabinieri, dopo quasi un anno di indagini, sono risaliti all'autore, al presunto autore della violenza. Vediamo. Pensava fosse un ragazzo normale con cui trascorrere qualche momento insieme ed invece una bella serata si è trasformata in un incubo. È una storia terribile quella ricostruita dai carabinieri della stazione di Borgo Giannotti guidati dal maresciallo Zingale avvenuta lo scorso inverno. Una ragazza lucchese di 22 anni è stata violentata da un uomo conosciuto in un locale di Porcari. Secondo quanto ricostruito dai militari che hanno investigato con la collaborazione dell'ASL 2 nell'ambito del Codice Rosa, i due si erano conosciuti la sera stessa. Dopo qualche minuto trascorso insieme sono usciti e si sono appartati nell'auto di lui. Poi il ragazzo ha acceso la vettura spostandosi in una stradina di campagna. La ragazza ha cominciato a insospettirsi e ha chiesto di tornare indietro, ma il giovane l'ha picchiata con schiaffi e pugni e minacciandola di morte l'ha costretta ad un rapporto sessuale completo. Dunque l'ha riaccompagnata nel locale ed è fuggito. Dopo il ricovero in ospedale e la denuncia della ragazza, i carabinieri hanno avviato le indagini, difficilissime perché gli unici elementi a disposizione erano il modello dell'auto e la descrizione del volto dell'aguzzino. Dopo aver analizzato i dati di oltre 5.000 vetture registrate alla motorizzazione, i carabinieri sono arrivati al presunto stupratore che la ragazza ha riconosciuto in foto. Anche il test del DNA, effettuato grazie ad un campione acquisito dai carabinieri, è risultato positivo e così il giovane, un 26enne lucchese, VM le iniziali, è stato indagato per violenza sessuale. Un ragazzo normale, dicono gli investigatori, senza alcun precedente, che adesso rischia da 5 a 10 anni di carcere. Ci spostiamo a Villa Basilica per parlare ancora della scomparsa di Olga Rappuoli, 83 anni, di cui non si ha traccia da mercoledì, stava cercando funghi proprio nei boschi di Pariana. Sentiamo Luigi Casentini. A 4 giorni dalla scomparsa di Olga Rappuoli nei boschi di Pariana, il sindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini, ha convocato un vertice in comune con tutti i rappresentanti dei soccorritori impegnati nelle ricerche della donna. Il team è coordinato dalla prefettura lucchese, che ha indicato di proseguire le ricerche anche nella giornata di domenica. Sì, esatto, abbiamo fatto il punto della situazione per continuare alacremente le ricerche della persona scomparsa, quindi sicuramente le ricerche proseguiranno naturalmente con tutti le forze in campo anche oggi e domani. Speriamo che possa essere ritrovata nelle migliori condizioni, ce l'auguriamo tutti. Nonostante le speranze di un buon esito delle ricerche, le condizioni di salute della signora e il passare dei giorni lasciano ben poca illusione di ritrovarla in vita. L'anziana soffre infatti di diabete e necessita di 4 infusioni di insulina giornaliere. A oggi avrebbe dunque saltato ben 16 dosaggi.
Le ricerche proseguono nella zona dell'ultimo avvistamento, dove una famiglia avrebbe incrociato l'anziana intorno alle 18 di mercoledì. Da lì le sue tracce si perdono e anche la pista seguita dai cani impegnati nelle ricerche non ha dato esito. A rendere maggiormente complicata la situazione per tutta la mattinata, una forte pioggia si è abbattuta sull'altopiano delle Pizzorne, cancellando probabilmente quei pochi indizi rimasti ancora celati ai soccorritori. Anche nel quarto giorno di ricerche si è unito alle squadre il nipote della donna, l'uomo che era insieme alla zia il giorno della scomparsa. Il soccorso alpino ha dirottato un'esercitazione programmata per oggi in provincia per aumentare gli uomini impegnati nelle ricerche e nella giornata di domani anche le unità cinofile dei carabinieri si uniranno a quelle dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Ed invece per fortuna è stato ritrovato sano e salvo dai carabinieri il ragazzo di 16 anni di Nozzano che si era allontanato da casa da martedì. Il giovane si trovava a casa ospite di un amico dopo una lite con i propri familiari. Adesso ci spostiamo a Viareggio per parlare di politica. Questa mattina una conferenza stampa del presidente della Fondazione Carnevale Stefano Pasquinucci e del vice sindaco Romanini hanno annunciato di aver rimesso nelle mani del sindaco il proprio incarico. Sentiamo ora le pore. Le indiscrezioni riguardo un possibile avvicendamento alla guida della Fondazione Carnevale da Stefano Pasquinucci a Chiara Romanini hanno indotto lo stesso Pasquinucci ad organizzare una conferenza stampa presso la Fondazione, alla quale erano presenti la stessa Romanini, alcuni membri della Fondazione, carristi, e nel corso della quale Pasquinucci ha annunciato di rimettere il mandato nelle mani del sindaco Leonardo Betti. Soprattutto perché in questo momento occorre fare chiarezza in vista anche del Consiglio Comunale fissato per il 27 di questo mese, dove si conoscerà, visto il buco di 53 milioni, se verrà dichiarato da parte del Comune il dissesto e se all'orizzonte si prospetta davvero concreto l'arrivo di un possibile commissario. Pasquinucci chiede quindi che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Credo che fosse doverosa nel momento in cui la città sta vivendo una situazione così drammatica, in cui c'è bisogno di serietà, di onestà, di responsabilità, e dal mio punto di vista c'è bisogno di capire davvero quanto il Carnevale ha bisogno di essere coinvolto nel miglioramento futuro della nostra città e non essere invischiato in piccole futili polemiche che certamente non mi appartengono, non mi interessano e non interessano i componenti della fondazione. C'è bisogno di persone serie, di persone consapevoli che oggi si vive un momento molto molto delicato per Viareggio soprattutto. Nel corso della conferenza stampa Chiara Romanini, vice sindaco, ha smentito categoricamente che ci possano essere insinuazioni e situazioni che possano in qualche modo avere un avvicendamento nella conduzione della Fondazione Carnevale. Ha annunciato comunque, dopo le varie polemiche di questi giorni che l'hanno vista protagonista in comune, di avere protocollato le sue dimissioni. Inutile sottolineare che la città di Viareggio sia sempre più in una situazione critica di giorno in giorno. E nel pomeriggio è arrivata la risposta del sindaco Leonardo Betti. Prendo atto della dichiarazione di Stefano Pasquinucci, scrive di rimettere il suo mandato nelle mie mani e confermo la mia intenzione di volerlo mantenere alla guida della Fondazione. In merito alle cosiddette dimissioni del vice sindaco Romanini, spiega Betti, per correttezza è doveroso precisare che in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio e ai consiglieri, a seguito di una polemica montata qualche giorno fa, la Romanini ha scritto le seguenti parole: sono a disposizione del mio sindaco e dell'interesse più alto della città di Viareggio. E dunque, dice Betti, anche in questo caso non si può parlare di dimissioni e quindi sembra tutto in qualche maniera risolto. Rimaniamo in Versilia, dove la Capitaneria di Porto di Viareggio ha effettuato un controllo in un ristorante di Camaiore insieme ai medici della ASL, riscontrando delle irregolarità per quanto riguarda la conservazione dei prodotti ittici tenuti in modo promiscuo con altri generi alimentari. Da qui il sequestro di 65 kg di pesce
congelato. E adesso, come ogni sabato sera, ascoltiamo il messaggio dell'Arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, dedicato alla Notte Bianca, questo grande evento che si celebra oggi proprio nel capoluogo. Mentre vi sto parlando, si sta avviando a Lucca, la nostra città, la Notte Bianca. Io mi sono chiesto, dico, ma perché Notte Bianca? Forse perché quando uno la notte non ha dormito dice, ma ha fatto la notte in bianco, oppure perché si prolungano le ore, si va verso il mattino, la luce che arriva. Ma al di là del significato che ha la Notte Bianca, gli organizzatori hanno dato un lancio dicendo nessuno dorma. Ecco, allora io voglio trarre un auspicio da questa Notte Bianca. Intanto augurare alla nostra città, a tutti quelli che vi partecipano, che non sia occasione di sballi vari, trasgressioni, così rispetto delle strade, non sporcare, ecco, tutte queste cose. Perché? Auspico questo, ma per auspicare che la Notte Bianca sia anzitutto un incontro sereno, no, di cittadini nelle nostre strade, nelle nostre piazze. Normalmente si passa di corsa, invece fermarsi con calma, parlare, fare due chiacchiere, incontrare amici, i bambini sono degli spazi per giocare, per i ragazzi giovani delle gare, poi così le tradizioni storiche che vengono in qualche modo riproposte, che ci legano alle nostre tradizioni. Vedete, sono tante cose belle, ma soprattutto poi la riscoperta, la Notte Bianca, dei tesori della nostra città. Sì, magari li vediamo mentre andiamo, corriamo il giorno, ma noi abbiamo grandi tesori nella nostra città che nella Notte Bianca saranno aperti. Penso ai palazzi bellissimi, penso ai musei altrettanto con opere bellissime, le nostre chiese. Ecco, allora, tra l'altro, mentre tutti questi complessi architettonici, San Francesco, li possiamo godere della pace della sera e della notte, ecco, allo stesso tempo due proposte ci sono in cattedrale. La diocesi partecipa alla Notte Bianca in questo modo, la cattedrale. Ci saranno visite guidate per scoprirne la bellezza nel silenzio religioso della notte, e questi momenti saranno intervallati, le visite, da piccoli concerti di organo. È un momento di approfondimento religioso, la cattedrale aperta. Poi San Michele, la chiesa di San Michele, che vedrà praticamente la possibilità di preghiera, adorazione silenziosa con una finalità: pregare per la pace in questo momento che l'Iraq, la Siria, la striscia di Gaza soffrono terribilmente, il fermarsi a pregare in comunione con questi popoli. San Michele sarà aperto, è aperto in questa Notte Bianca per questo. Vi dico buona Notte Bianca perché sia occasione non di trasgressione ma di unità, di pace di quanti vi partecipano. È tutto per la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la pagina sportiva, un'ampia pagina sportiva con calcio, ciclismo e motori. A fra poco.